poca resistenza, tranne vicino Gela. Attaccammo dove i tedeschi credevano che l'acqua fosse troppo bassa. Riuscimmo a sbarcare con l'aiuto di ponti galleggianti. I ponti si rivelarono un successo. Nei primi due giorni furono sbarcati più di 80.000 uomini, 7.000 veicoli, 300 carri armati e 900 cannoni. Licata, obiettivo del D-Day, fu conquistata dalla terza divisione. Gli italiani si arresero a migliaia. A Campobello incontrammo qualche resistenza, ma le truppe della terza divisione avanzarono. A Gela una colonna nemica fu sorpresa lungo la strada dal nostro fuoco. Ci fu una forte resistenza nemica. Qui, con blocchi stradali, mine e altri ostacoli, i tedeschi opposero una dura resistenza. Il 18 luglio i tedeschi iniziarono la ritirata generale verso est. Allora, signor Consoli, io in merito ai fatti che a Mascalucia sono noti come fatti del 1943, le vorrei rivolgere alcune domande. Innanzitutto vorrei che lei mi ricordasse quel momento storico, quei giorni, citando l'età che lei aveva al tempo, in ordine cronologico, ovvero per come si sono svolti. Prego. La mia età a 14 anni era, con 14 anni, e si viveva in un periodo molto, molto disastroso. Eravamo occupati, se non occupati, come se lo fosse stati i nostri alleati tedeschi. Mancava pane, luce, acqua, mancava tutto, tutto. Nel momento in cui si è saputo che gli inglesi stavano tagliando la strada per Messina, questi tedeschi di qua scappavano, però scappavano cercando di avere mezzi, non suoi, ma della popolazione. E questo è stato la prima mattinata. Questo che giorno stiamo parlando? Il giorno 1, diciamo. 1 agosto 1943. Sì. Sottolineiamo che il fascismo era caduto da una settimana su per giù. Qua in Sicilia. Sì. In Sicilia. Per cui, data quel sistema di vita molto disagevole, si era contro i tedeschi. Contro i tedeschi perché oltre ci sentavamo quasi occupati, facevano tutto quello che volevano loro. E noi eravamo come essere disoccupati, veri e propri. E quindi si stava male. Nel momento in cui proprio non se ne poteva più, perché mancava, si vede tutto di tutto, mancava. E è nata un'esplosione da parte della popolazione. Come se fosse proprio una vera e propria esplosione.
E quindi tipo questa lotta delle 4 ore, di tutto il pomeriggio, diciamo, di tutto il pomeriggio. Il giorno prima. Allora, lei si ricorda perché è nata questa rivolta? Questa rivolta è nata, sì, perché volevamo liberarci dai tedeschi e poter avere finalmente un po' di libertà, un po' di pane, un po' di luce, mancava tutto. Per cui un paio di giorni prima io ero andato nel boschetto, che allora c'era un boschetto tra la stazione di servizio del Cantone e la via Tremistieri. Non so se... Sì, sì, abbiamo capito. Quindi, zona odierna, via Tremestieri, via l'Alcide De Gasperi. Più o meno, sì. Andai lì con un senso di ribellione, e mi giungerei anche di incoscienza. C'era un deposito di armi tedesche, di tutte le forme, di tutte le... naturalmente con i guardiani. Io ero partito con l'intenzione di andare a prendere delle armi, insomma incoscienza vera e propria a 14 anni. E allora sono entrato in quel boschetto e c'era un arsenale, c'era tutto di tutto. Io in questo boschetto com'era costituito questo arsenale? Vi era una casa oppure no, erano niente, niente, all'aperto. Era. Per cui loro li lasciavano all'aperto in questa zona in cui avevano fatto sì, un campo? Sì, sì. Era di estate magari. E non c'erano guardiani? E c'erano guardiani. C'erano guardiani. Ripeto, l'incoscienza perché ho saltato un muretto, sono entrato in quel boschetto. Avevo un sacco di frumento, quei sacchi alti, e si mise fucili, gomma a mano, gelatina, proiettili di fucili, insomma, tutto quello che ci potete mettere. Ma non con lo scopo di combattere. Capito? L'indomani è successo l'omicidio di Aloisio. C'erano dei... In via Santo Crocifisso c'era questa casa degli Aloisio che erano degli armieri di Catania. Esatto, esatto. E c'erano, come si diceva, tutti tanto c'era molti carrettieri, molti cavalli. E allora, siccome i tedeschi cercavano pure i cavalli, e c'erano i Aloisio. Fermiamoci un attimo.